L'Italia è uscita sconfitta nella sfida con gli Stati Uniti, comunque una buona partita secondo me, perché l'Italia è partita molto bene, forse ha sprecato qualcosa nel primo set e poi si è trovata davanti una squadra che mi è parsa molto in condizione. Sono d'accordissimo, questa è la nostra seconda sconfitta del Grand Prix, penso che abbiamo giocato per un set e mezzo al loro livello, abbiamo, come hai detto tu giustamente, un pochino buttato il primo set perché abbiamo avuto l'occasione, stavamo giocando bene, però è così, contro le squadre forti come gli Stati Uniti non puoi regalare, dopo è difficile tenere il loro ritmo, soprattutto perché abbiamo calato molto in battuta, loro hanno avuto il cambio palla facile e dopo abbiamo faticato noi, abbiamo faticato in ricezione, di conseguenza in attacco, e quindi è diventata una partita veramente molto 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 difficile. Però penso che rispetto a ieri abbiamo giocato meglio e adesso dobbiamo pensare a domani, la partita con la Germania, con cui dobbiamo far bene per meritarci una finale, che sarebbe un bello obiettivo raggiunto, sarebbe un obiettivo importante perché ci permetterebbe di giocare. Ecco, le finali a Macau che ormai sono a un passo, la sconfitta della Polonia di fatto regala la quasi certezza della qualificazione all'Italia. E che cosa ti aspetti da queste ulteriori sfide? Ah, mi aspetto che cresciamo, mi aspetto che si perfezionino un pochino degli automatismi, che è ovvio, non è facile perché abbiamo per scelta, appunto, come detto sempre dall'inizio, no? Per scelta di dare modo un pochino a tutti, sia di riposare che dipende dal ritmo delle grandi competizioni, di cambiare ogni tappa. Per cui è ovvio che certi automatismi che nel nostro sport sono molto importanti non possono riuscire così di primo acchito. Per quello è importante che riusciamo a fare quelle cose bene, soprattutto a livello individuale, che non dipendano assolutamente da questi automatismi e che noi siamo in grado di fare.